Fasi finali del processo di secondo grado scaturito dall'operazione Rinascita Scott contro l'andrangheta del Vibonese. Dinanzi alla Corte d'Appello di Catanzaro, nell'aula bunker di Via Paglia, il rappresentante della DDA Anna Maria Frustaci ha completato la requisitoria formulando le sue richieste di pena nei confronti dei 74 imputati per i quali la Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro e gli avvocati del Collegio Difensivo hanno proposto ricorso in appello contro la sentenza pronunciata dal GUP Claudio Parisi il 6 novembre del 2021. In quella circostanza, l'impianto accusatorio, costruito dall'ufficio di procura guidato da Nicola Gratteri, ha retto quasi completamente ed è stata riconosciuta in primo grado l'operatività del clan Lo Bianco Barba Pardea di Vibo Valentia, Mancuso di Limbadi, Fiarè, Gasparro, Gioffre di San Gregorio di Ippona, Accorinti di Zuncri, ma soprattutto l'unitarietà dell'andrangheta vibonese. Il PG ha invocato la conferma della condanna per 69 imputati, mentre ha chiesto la riforma della sentenza assolutoria per altri 5. In tutto sono quindi 74 le persone per le quali sono state chieste pene che variano dai 10 mesi ai 20 anni di reclusione. La posizione più importante era quella dell'imprenditore e avvocato Vincenzo Renda, per il quale la pubblica accusa ha chiesto 10 anni e 10 mesi di reclusione e il GUP lo aveva assolto. Le pene più pesanti sono state richieste nei confronti di Domenico Macrì, detto Mimmo, e Francesco Antonio Pardea, per i quali è stata invocata la conferma della condanna a 20 anni di reclusione, stessa richiesta anche per il braccio destro del boss Luigi Mancuso, Pasquale Gallone, per Luciano Macrì, Gregorio Niglia e Saverio Sacchinelli. Per il presunto capobastone, Domenico Camillò, classe 41, è stata invece invocata una condanna a oltre 15 anni di carcere. Tra gli imputati anche i collaboratori di giustizia vibonesi, Bartolomeo Arena, chiesta la conferma a 4 anni e 8 mesi di reclusione, Gaetano Cannatà, chiesti 3 anni e 8 mesi, Michele Camillò, chiesti 4 anni. Oltre a Renda, è stata chiesta la riforma della condanna per Emanuela Chillà, invocati 3 anni in luogo dell'assoluzione in primo grado, per Antonio De Virgilio, chiesti 3 anni e 10 mesi, era stato assolto in abbreviato, per l'imprenditore Maurizio Fiumara, zio di Gianluca Callipo, chiesto 1 anno e 6 mesi, assolto dalle GUP, per Francesca Mazzotta. Sono stati invocati 4 anni di reclusione in primo grado, era stata condannata a 1 anno. La requisitoria, che si è articolata lungo una serie di udienze, si è conclusa nella tarda mattinata di ieri con le richieste di pena formulate da Anna Maria Frustaci nelle vesti di sostituto procuratore generale. Adesso la parola passerà alle parti civili e poi al nutrito collegio difensivo, la cui discussione precederà la Camera di Consiglio e la sentenza prevista in autunno. Di seguito, le richieste avanzate dalla pubblica accusa per ogni singolo imputato, anche il processo con rito ordinario che si sta celebrando nell'aula bunker di Lamezia, e alle fasi conclusive, ma qui siamo ancora al primo grado di giudizio.